Dopo un attimo Nico continuò. L'unica fulgida eccezione al pensiero mediocre sull'infinito prima di Cantor fu rappresentata da Galileo. Quello del telescopio? Chiese Piquet. Proprio lui, lo stesso Galileo che inventò il telescopio e vide per primo le lune di Giove e gli anelli di Saturno, ebbe anche un'idea penetrante sull'infinito. Si girò verso la lavagna e scrisse: 1, 2, 3, 4, 5, 6, con frecce che vanno all'1, 4, 9, 16, 25, 36. Galileo osservò che era possibile mettere in corrispondenza biunivoca un numero e il proprio quadrato. Ci sono infatti infiniti numeri e infiniti numeri quadrati. Ciò sembra dirci che ci sono tanti numeri quanti quadrati, ma allo stesso tempo ci sono un mucchio di numeri che non sono quadrati. Nico aveva mollato la tazza di caffè che si era rimesso a passeggiare e si era rimesso a passeggiare avanti e indietro. Molti prima di Galileo avevano notato tale corrispondenza giudicandola un paradosso. Come può una parte essere uguale a un intero? Si chiedevano. Galileo però ebbe un'intuizione. Capì che non si possono applicare le leggi della matematica finita agli insiemi infiniti. Claire prima ha cercato di applicarle, ma anche se ha usato un metodo elegante, ho dovuto bloccarla. Galileo disse che nel caso degli insiemi infiniti è possibile che una parte sia uguale al tutto. Non si tratta di un paradosso, bensì di una proprietà dell'infinito. Con questa semplice conclusione, Galileo diede inizio all'era moderna dell'infinito. Per oggi ci fermiamo qui. Era stata una lezione perfetta. Nico aveva illustrato l'argomento in modo chiaro, accattivante e stimolante. Una parte di me era tentata di alzarsi per andare a stringergli la mano. Naturalmente mi trattenni, ma adesso che sono passati molti anni col senno di un adulto, vorrei averlo fatto. Prima che andiate, disse Nico, vorrei dedicare 10 minuti a una questione semplice legata al problema dei cerchi concentrici che abbiamo discusso prima. Disegnò due segmenti, uno più lungo dell'altro. Chiamiamo C il segmento più corto e L quello più lungo. La mia domanda è la seguente: L ha più punti di C o i due segmenti hanno lo stesso numero di punti? Dimostrate la vostra risposta, scrivetela e lasciatemela prima di andare via. Poi Nico si mise a parlare, anzi smise di parlare. Si sedette e si mise a leggere qualcosa masticando un vecchio sigaro. Per istinto, la prima cosa che pensai fu che il numero di punti era lo stesso. Se due cerchi di lunghezza differente avevano lo stesso numero di punti, allora la stessa cosa doveva essere valida anche per le due linee. Per quanto mi sforzassi, però, non riuscivo a trovare il modo di mettere i punti in corrispondenza biunivoca. Mi mancava l'equivalente del cerchio. E poi capii. Eureka! Scrissi velocemente la mia risposta. Disegnare due linee che collegano le coppie di punti estremi. Estendere tali linee fino all'intersezione P. Le linee che passavano da P e collegavano C ed L stabiliscono una corrispondenza biunivoca, perciò C ed L hanno lo stesso numero di punti. Uscendo dall'aula, porsi la mia risposta a Nico. Lui la guardò, annuì e fece un sorrisetto. Ma non ero stato il primo a finire. Claire Stern aveva consegnato la sua risposta pressoché nello stesso momento in cui Nico aveva finito di esporre il problema. Quando uscii, lei se n'era già andata. Avendo notato che Adin e Peter erano ancora nell'aula 10 minuti dopo che tutti gli altri erano usciti, entrai per capire che cosa stesse succedendo. Li trovai intenti in un'animata discussione. Bravi, dà un'occhiata a questo, disse Peter. Adin dice che non è corretto. Peter mi mostrò il suo disegno. Questo dimostra che in L ci sono più punti. Ho messo in corrispondenza ogni punto di C con un punto di L. E L ha dei punti in più, disse Peter, indicando le parti del segmento più lungo che si estendevano oltre la sezione posta direttamente sotto C. Peter, non sto dicendo che la tua risposta è scorretta, ma solo che non prova niente, ribatté Adin. Noi qui dobbiamo dimostrare una delle due cose,
o che esiste una corrispondenza biunivoca tra i due segmenti, nel qual caso hanno la stessa dimensione, oppure che tale corrispondenza non esiste, nel qual caso un segmento è più grande dell'altro. Trovare una corrispondenza non biunivoca non dimostra proprio niente, perché potrebbe esserci benissimo un'altra corrispondenza che è biunivoca. Non capisco, disse Peter guardando verso di me. Io invece compresi dove voleva arrivare Adin. Aveva ragione, ma non si era spiegato benissimo. Peter aveva bisogno di un esempio. Peter, ricordi la corrispondenza di Galileo tra i numeri e i loro quadrati? Gli chiesi. Sì, rispose lui senza capire bene dove lo stessi portando. Metti che io abbini ogni quadrato con se stesso, proseguì, chiedendogli la penna, e scrissi una corrispondenza alternativa. Capisci, Peter? Qui tutti i quadrati sono abbinati, ma i numeri rimasti fanno pensare che nella riga inferiore ci siano meno numeri. Questa corrispondenza però non dimostra nulla, poiché, come sappiamo, esiste una corrispondenza che mette in relazione gli insiemi in modo biunivoco. Peter capì. Si diede una pacca sulla testa. Che scemo, come ho fatto a non accorgermene? Esclamò.